Serve la capacità di immaginare una città nuova, perché Teramo ha subito, seppur in parte minore, la stessa problematica di confrontarsi con una calamità che ha avuto L'Aquila. L'Aquila ha avuto la forza di rialzarsi perché ha avuto una visione e perché ha saputo sfruttare le occasioni. Teramo deve fare le stesse cose. Per anni Teramo è stato un modello per tutto l'Abruzzo, oggi è una città più spenta, più ferma, e serve un nuovo entusiasmo perché lo merita la città e perché Teramo è importante per L'Aquila, per Pescara, per Chieti, per tutto l'Abruzzo e per tutto il centro Italia. C'è un tema che è attuale ed è quello, lo si vede con le prese di posizione dei sindaci, soprattutto delle aree metropolitane, sulle scelte del governo. I sindaci sono rappresentanti del territorio innanzitutto e non rappresentanti innanzitutto dei partiti. Mi sembra che a sinistra questo concetto sia un po' sfuggito. La filiera è fondamentale per far crescere le città, noi lo sperimentiamo ogni volta quando interloquiamo con la regione e col governo nazionale, ma c'è molto di più a Teramo, c'è un candidato civico che ha un'esperienza professionale importante e soprattutto un candidato che, avendo fatto una vita di sport e di managerialità, è in grado di gestire una città complessa come Teramo in un momento difficile quale quello che stiamo vivendo. Occorre un sindaco d'attacco, un sindaco che guardi a una visione complessiva regionale, e noi siamo qui con il sindaco dell'Aquila, il sindaco di Ascoli, a dimostrare che esiste una rete di sindaci che è pronta a parlare insieme per raggiungere gli obiettivi importanti per la nostra regione. Due regioni diverse che hanno una storia comune e sono molto simili a livello di sviluppo, e siamo contenti perché oggi qui con Carlo Antonetti inizia anche un progetto nuovo di condivisione tra i due territori, il sud delle Marche e il nord dell'Abruzzo. Per noi è molto importante perché già da tempo abbiamo creduto un progetto local, ossia per enfatizzare l'identità territoriale e culturale del territorio dobbiamo avere uno sguardo globale, quindi fare rete con gli altri territori sia a livello di promozione turistica anche a livello di promozione culturale, quindi progetti culturali insieme. Abbiamo parlato oggi insieme al candidato sindaco Carlo Antonetti di un progetto culturale sul percorso dei Piceni, su una valorizzazione anche infrastrutturale, sulla bretella di collegamento tra Castellilama e Teramo che può dare un grosso sviluppo sia all'Abruzzo anche alle Marche, con un collegamento più veloce, e anche un progetto anche territoriale importante che è quello della, come dicevo prima, della promozione culturale attraverso mostre anche insieme, quindi itineranti sia a Teramo che ad Ascoli.